Grazie Lucio. Quindi siamo arrivati al momento in cui il paziente ha la diagnosi, viene valutato, viene stadiato e si comincia un trattamento. Per valutare la risposta al trattamento in una situazione come questa, come avete visto, con chance ridotte di prolungare la sopravvivenza del paziente, è sicuramente una condizione abbastanza difficile. Per cui alcune considerazioni preliminari possono essere fatte e queste riguardano da un lato quale tecnica utilizzare nel follow-up, TAC, risonanza, PET-TC, e quali criteri utilizzare per stabilire se vi è una risposta al trattamento, se vi è una persistenza dell'anaplasia o una recidiva. E questi criteri passano attraverso quelli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, i criteri RECIST modificati e i criteri di tipo metabolico. Per quello che riguarda che cosa usare nella situazione standard, è evidente, come ha detto la professoressa Storto, che la TC, e soprattutto la TC multistrato, è diventata la tecnica di studio più adeguata per esaminare questi pazienti anche nel follow-up, ma questa tecnica è probabilmente per molti versi non sufficiente. Vi consente di esaminare con l'acquisizione volumetrica in piani diversi lo sviluppo delle anaplasie. Poiché siamo di fronte allo sviluppo nell'ambito di un viscere cavo, l'utilizzazione di piani diversi è sicuramente favorevole. La risonanza magnetica, e lo vedremo anche più in là, ha teoricamente dei vantaggi nei confronti della TC. Questi vantaggi però devono fare i conti con il fatto di avere tempi di acquisizione più lunga, il paziente che respira con le tecniche convenzionali e quindi sicuramente in questo momento è insufficiente, ma la tecnologia può cambiare. La tecnologia, per esempio, sliding è quella che vi consente di far muovere lentamente il lettino di risonanza magnetica all'interno e di acquisire in respiro costante immagini del polmone che possono essere, per molti aspetti, cominciano a diventare sovrapponibili a quelle acquisite con l'TAC e ugualmente di identificare l'eventuale diffusione in visceri cavi, questo è il peritoneo. Per cui se entrambe consentono l'approccio multiplanare, se la risonanza magnetica non comporta radiazioni, se ha una risoluzione di contrasto naturale o in aggiunta con il mezzo di contrasto paramagnetico più elevato, tuttavia, in accordo a quanto detto anche il dottor Tassi, attualmente la risonanza magnetica non è indicata nel follow-up di questi pazienti, a meno che non vi siano elementi specifici, quale l'invasione cardiaca o vascolare, in alcuni casi l'invasione della parete toracica del diaframma, ma soprattutto si tratta delle strutture vascolari nel follow-up. Evidentemente l'uso dell'imaging metabolico può comportare dei grossi vantaggi e io inizialmente ne illustrerò tre, che riguardano la comparsa di lesioni durante il follow-up, la metastasi linfonodale ilare non certo ipotizzabile su questa TC condotta all'interno della PET, o la localizzazione linfonodale che rivedremo nel mediastino, o la localizzazione in corrispondenza prossima alla costa durante il follow-up e infrequentemente la metastasi a distanza. Tre modalità diverse, tre modalità che in realtà potrebbero essere molto di più integrate. Come valutare la risposta al trattamento? Criteri dell'OMS sono bidimensionali, i due diametri maggiori li conosciamo. I criteri RECIST sono quelli che sono stati utilizzati, sono dei criteri di tipo morfologico, cioè si basano sulla variazione della dimensione massima delle lesioni sommando i diametri maggiori di un certo numero di lesioni che vengono valutate. Identificando la risposta parziale come una riduzione del 50% di questa lunghezza e la progressione come un incremento del 25%. Però si basano su una considerazione, cioè ci si attende che il tumore abbia una progressione che può essere assimilata a quella di una sfera che incrementa progressivamente il suo raggio. In realtà questo non è nell'ambito dello sviluppo per diffusione all'interno del cavo plebrico. In qualsiasi caso, la misurazione delle dimensioni dei diametri massimi di un mesotelioma è sicuramente complicata, proprio perché ha la modalità di crescita attorno
lungo la superficie, che è un segnanello, che è quello della pleura, e la sua crescita molto frequentemente è una crescita asimmetrica, di maggiori dimensioni in una zona e di maggiori dimensioni nell'altra. E quindi, se dovessimo adottare i criteri RECIST, identificare un numero target di componenti della lesione all'interno del torace, verificare la loro lunghezza massima e successivamente confrontarlo con il follow-up, qui a distanza di alcuni mesi, questo tipo di valutazione può dare luogo ad una variabilità intra e interosservatore rilevante. Gli elementi critici sono quelli legati al fatto che quando si esamina con una tecnica che ottiene immagini trasversali o comunque di sezione, devono essere valutati più livelli e i landmarks, i riferimenti anatomici specifici nei quali ottenere e confrontare successivamente la variazione dimensionale delle lesioni possono essere non semplici, possono essere più semplici nella parte alta del torace, l'arco ortico, la carena, possono essere sicuramente meno semplici nella parte inferiore del torace. E quindi è spesso difficile, e inoltre difficile, differenziare il tumore dal versamento pleurico o dalla teletasia. Quindi limiti della valutazione morfologica e sicuramente limiti del criterio di valutazione attraverso RECIST. Questi sono stati modificati proprio per cercare di ottenere, nell'ambito della diffusione del mesotelioma, delle informazioni maggiormente obiettivabili, definendo che si poteva misurare come criterio soltanto lesioni che avessero uno spessore superiore ai 15 mm e di queste si dovessero misurare almeno due misurazioni in tre diversi livelli e considerare delle scansioni di almeno uno spessore di un centimetro adiacenti. In fin dei conti si ottengono almeno sei misure e queste misure vengono ottenute perpendicolarmente o al mediastino o alla parete toracica. Quindi lo stesso paziente ha una valutazione ben diversa di quella che è la lunghezza totale della lesione in quel punto. Vanno considerate altri aspetti dei criteri di RECIST. Il versamento pleurico non rappresenta una lesione misurabile, mentre lo sono le lesioni sottocutanee, come ho fatto vedere storto, che possono essere presenti per la infiltrazione della neoplasia attraverso la parete toracica. E questo è un esempio di un follow-up di un paziente nel quale, a dire il vero, non vi sono grossi problemi, ma questo livello 1 è quello della carena, nell'arco del tempo, copre più di un anno ed evidentemente c'è una risposta completa, e a livello dello sperone interlobare come punto di riferimento e in corrispondenza dello sbocco del seno coronarico come punto di riferimento. Quindi un paziente tra quelli che hanno avuto una risposta efficace al trattamento. La risposta va valutata con i criteri RECIST modificati, intendendosi come risposta parziale una riduzione della misura totale del tumore superiore o uguale al 30% e come una malattia che incrementa con una variazione del 20% nella misura complessiva del tumore. Questi criteri RECIST sono stati proposti perché chi li ha analizzati e successivamente proposti ha verificato che nei pazienti trattati con due farmaci in chemioterapia si sono associati correlati ad un incremento della sopravvivenza e a un miglioramento delle funzioni complessive polmonari. Tuttavia, vi è chi ha fatto una critica corretta nei confronti di questa modalità dicendo c'è un problema di base che è legato al fatto che questi criteri RECIST comunque sono basati sull'assunzione che crescendo una lesione o riducendosi come una sfera le impone di considerare la sua geometria. Se dalla geometria sferica, che è l'ipotesi alla base dei criteri RECIST, si assumono delle altre considerazioni in merito al possibile sviluppo della neoplasia nell'ambito del cavo pleurico, c'è da tenere presente che una riduzione del 30% equivale in realtà a un cambiamento di volume nella sfera del 66%, per una diffusione anulare del 30%, se invece assumiamo le altre variazioni della geometria, vedete che vi è una grossa differenza, in realtà, cioè si misura qualche cosa, ma purtroppo il modello non è adeguato
per avere una risposta corretta in rapporto alla particolare geometria. Certo, c'è la possibilità di fare un passo in avanti. Questa possibilità è data, ad esempio, dal fatto di poter piantare un seme all'interno della massa in rapporto alla densità che ha la lesione, coprire tutta la lesione e ottenere una valutazione volumetrica, così come si valuta la variazione dimensionale dei noduli polmonari nell'arco del tempo. Questa è una valutazione della variazione dimensionale di un mesotelioma pericardico che avrà due localizzazioni, e questa valutazione è ottenuta con un'analisi di tipo tridimensionale, abbastanza rapida. Questa è la componente in rapporto con l'atrio, e le due componenti, quella più craniale e quella più caudale, sono valutate a distanza di tempo con una riduzione di volume del 52% per l'una e con una riduzione di volume solo del 13% per l'altra. Se utilizziamo i criteri RECIST trasportandoli dalla misura lineare al volume, siamo nell'ambito di una riduzione che dovrebbe essere di circa il 30%. Ci sono dei limiti però alla valutazione ottenuta in base alla TAC, e quei limiti sono il fatto che stiamo misurando qualche cosa senza sapere quanto questa lesione è vitale o meno. Questo è l'esempio di un paziente che a distanza di 2 mesi viene rivalutato e le ricostruzioni sono ottenute nello stesso livello, post trattamento. Questa in realtà, e la freccia del tempo va in questa direzione, la differenza che esiste tra il gennaio e il marzo. Quindi abbiamo il gennaio e il marzo del 2008, invariati gli aspetti sulla TAC, mentre per quanto concerne la variazione dell'incremento dell'uptake del consumo di glucosio in questa lesione, vi è una notevole differenza. E quindi questo spiega perché la nostra tecnica, pur essendo dal punto di vista morfologico estremamente dettagliata, non lo è per quello che riguarda le informazioni di tipo funzionale. La domanda è ancora, a distanza di 3 mesi, se vi è variazione in questa lesione, e credo che di variazioni di rilievo non ve ne possano essere. In realtà, nello stesso arco temporale, le due indagini sono ottenute allo stesso tempo, febbraio e maggio, c'è una differenza in quello che è il valore assoluto massimo del consumo di glucosio standardizzato. Per cui si è andati in questa direzione, e in questa direzione chi ha fatto queste analisi ha ideato la possibilità di definire che esiste una risposta metabolica quando quel valore di glucosio standardizzato massimo cala di almeno il 25%, e lo ha fatto questo dopo 2 cicli di chemioterapia, confrontandosi con il valore di base, rilevando che tutti coloro che rispondono dal punto di vista radiologico, e quindi sono delle risposte complete o parziali, in realtà sono anche dei risponditori metabolici, e tutti quelli che hanno una malattia progressiva sulla base della TAC sono dei non risponditori metabolici. Però c'è anche quel gruppo intermedio, quello che non è né calato del 30% né aumentato del 20%. E in questo, identificato dall'imaging, in realtà a questo corrispondono, come avete visto, pazienti che da un lato hanno avuto una riduzione del 50% del consumo di glucosio e pazienti che hanno anche un incremento del 150%. Quindi quando noi affermiamo che la malattia non è cambiata dal punto di vista delle dimensioni, utilizzando anche i criteri RECIST modificati, in realtà in quel gruppo di pazienti possono coesistere coloro che hanno risposto e coloro che non hanno risposto affatto. E questo che importanza ha? Questo ha un'importanza molto rilevante, perché permette di stabilire qual è il momento effettivo nel quale la lesione smette di rispondere al trattamento e incomincia a progredire. Noi abbiamo bisogno, come radiologi, che incrementi le sue dimensioni, o il suo volume, o la sua misura totale, mentre dal punto di vista metabolico vi è una variazione del consumo della risposta metabolica. E la differenza che esiste tra coloro che erano risponditori alla chemio e non risponditori è una sopravvivenza di 14 verso 7 mesi. E quindi questo tipo di analisi consente di predire quando progredisce il paziente. Non è correlata ai criteri morfologici TC, sia che questi siano basati sui RECIST modificati o sui RECIST unidimensionali. In realtà questa non è l'unica considerazione che riguarda l'uptake del fluorodisossiglucosio. Ve ne sono altre
che riguardano non solo il consumo di glucosio standardizzato massimo, ma anche riguardano altri predittori. Per esempio, se come succede con l'attacco multistrato nel valutare la differenziazione del nodulo, si mette un seme e si dice al software coprimi tutta la parte della pleura che ha questo valore di SUV, si ottiene una definizione semiautomatica della dimensione tridimensionale del consumo di glucosio nell'ambito del torace del paziente. Questo si chiama TGV, come il treno, ma in realtà rappresenta il volume di utilizzo di glucosio totale ed è stato ritenuto superiore al consumo di glucosio massimo in un singolo punto o mediato tra diversi punti nel predire la risposta e la sopravvivenza dopo un solo ciclo di chemioterapia. E qui c'è l'analisi di questo lavoro che dice che i pazienti che hanno risposto con una riduzione superiore a questo valore sono quelli che nell'arco temporale hanno presentato una più lunga sopravvivenza. Tutto questo però deve fare i conti con la realtà di tutti i giorni, quindi due esempi della realtà di tutti i giorni. Questo è questionabile all'ATC ed è risolto dalla PET in maniera semplice e anche la modificazione infiammatoria che cambia nel tempo. Questo è un linfonodo che con lo studio tridimensionale siamo in grado di individuare, abbiamo una correlazione con la PET, in questo stesso paziente non siamo in grado con la PET TC, in realtà se la TC nella PET fosse condotta in maniera diversa probabilmente sì, di identificare perlomeno tutte le lesioni nodulari polmonari che non sono dimostrabili come presenti con un incrementato consumo di glucosio, in parte dovuto questo alle dimensioni, alla risoluzione spaziale del PET stesso. Quali altri spazi ci si aprono nel presente e nel prossimo futuro? Già la professoressa Storto ha citato Platov, il quale ha anche operato nell'ambito della risonanza magnetica una segmentazione manuale della lesione, approfittando del fatto che sicuramente è migliore la definizione della neoplasia utilizzando la risonanza magnetica come definizione di contrasto rispetto al grigio della TC, ottenendo appunto che questa valutazione volumetrica è più accurata di quella della TC, ma la sua accuratezza non è ancora rilevante. Anche noi abbiamo la possibilità di affrontare degli aspetti funzionali e questi aspetti funzionali sono particolarmente interessanti nell'ambito del mesotelioma maligno. Perché il mesotelioma maligno è uno dei tumori che hanno un'angiogenesi molto rilevante. Se l'angiogenesi è molto rilevante e non è omogenea, fra l'altro, è possibile, utilizzando tecniche di risonanza magnetica che valutino la perfusione dei tessuti, definire se un tessuto ha una alta angiogenesi, inducendo questo elemento da calcoli che riguardano la modalità con la quale il mezzo di contrasto si distribuisce dalle strutture vascolari all'interstizio monocompartimentale e dall'interstizio ritorna alle strutture vascolari bicompartimentale, e qui ci sono delle esperienze che differenziano responder e non responder dopo chemioterapia, tracciando una differente sopravvivenza misurata in termini di giorni, ovviamente. E questo è da quel lavoro riportato dalla letteratura, la variazione che esiste nella perfusione, che è molto non omogenea, nel paziente nel tempo, che si associa anche ad un incremento, a una progressione della malattia dopo una risposta parziale. Per ultimo, ritengo che non debbano essere dimenticati due aspetti molto importanti. Il mesotelioma è una neoplasia notevolmente sintomatica, per cui quando Tassi ha affrontato questo problema l'ha sottolineato più volte. È importante che vi sia una valutazione dell'efficacia della terapia sui sintomi e sulla qualità della vita, e perlomeno per quanto riguarda gli aspetti che sono la dispnea legata alla restrizione e l'alterazione della funzionalità polmonare, queste miglioramenti sono correlati al cambiamento in rapporto alla valutazione dei criteri RECIST, che sono capaci di prevedere che il paziente sta migliorando anche sotto questi due aspetti. In realtà vi sono anche delle esperienze di risonanza magnetica che valutano l'elasticità del polmone. Chiudo citando anch'io, come è stato fatto in precedenza,
la presenza, la possibilità di due diversi indicatori derivati dalla mesotelina l'una e dall'osteopontina l'altra, come indicatori che potrebbero essere in grado, con la loro variazione temporale in rapporto alla terapia, di suggerire direttamente con un'analisi sierica qual è la risposta al trattamento. In sintesi, i criteri basati sull'ATC sono difficili perché il mesotelioma ha un modello di crescita che è quello che abbiamo indicato. I criteri standard modificati, i criteri RECIST modificati, rappresentano attualmente lo standard per valutare la risposta al trattamento, anche se hanno dei limiti, e quei limiti li abbiamo più volte sottolineati, di non poter l'ATC avere informazioni in merito all'attività metabolica. Però i criteri RECIST sono indispensabili per ridurre la variabilità intra e inter osservatore. Poi bisogna tenere presente che le informazioni che diamo sono importanti nel definire alcune considerazioni in merito alla qualità della vita, e che abbiamo nel nostro arco la possibilità di utilizzare software che consentono di avere il volume. Questo volume può non essere limitato all'analisi TC, può essere un volume di PET, di risonanza, e che questa è una segmentazione con algoritmi automatici che ci aiuta e non ci fa perdere 20 minuti, che l'imaging metabolico e forse la risonanza magnetica, metabolico intendo la PET e la risonanza magnetica con la valutazione dinamica delle variazioni di contrasto e analisi quantitativa, non semi-quantitativa, può essere importante, e ovviamente che vi sono dei markers che sono lì pronti a darci una mano. Chiudo lasciando solo questa, perché come ha detto il dottor Tassi, vi ricordo che affronteremo di nuovo questo problema alla fine di marzo 2008. Grazie.